In Jérôme Lejeune, the world met. In Jérôme Lejeune il mondo ha incontrato un uomo per il quale la difesa della vita è diventata un apostolato. Il carisma che il dottor Lejeune aveva ricevuto è stato vissuto nel servizio evangelico a Cristo e ai piccoli di Cristo. Le minacce alla dignità umana e alla sacralità della vita, a cui Jérôme Lejeune ha cercato di opporsi con tanta forza, si sono intensificate. L'evento ha adottato una prospettiva interdisciplinare, scientifica, etica e razionale sui principali temi della genetica, della biotecnologia e delle neuroscienze in relazione alla vita e alla salute umana. Tra gli argomenti trattati, l'editing genetico degli embrioni a scopo terapeutico di miglioramento, la diagnosi prenatale, la riproduzione assistita, la maternità surrogata, l'utero artificiale, gli embrioni a tre genitori, la biologia sintetica, l'eutanasia, le cure palliative neonatali, la disforia di genere e il trattamento ormonale dei minori. La conferenza mirava ad arricchire il dibattito scientifico attraverso una prospettiva fondata sulla natura umana e sulla legge naturale. Il vescovo Robert Barron e lo scrittore americano George Weigel hanno dato il loro contributo attraverso messaggi video. Le minacce alla dignità umana e alla santità della vita a cui Jérôme Lejeune e Giovanni Paolo II hanno lottato con tanta forza per resistere si sono intensificate. Possiamo sperare e pregare che le virtù eroiche di Jérôme Lejeune siano ufficialmente riconosciute dalla Chiesa in modo che egli possa unirsi al suo amico Giovanni Paolo II tra le fila dei beati e dei canonizzati. La seconda conferenza internazionale di bioetica, tenutasi a Roma il 17 e 18 maggio, si è concentrata sulle sfide bioetiche contemporanee, ispirandosi al pensiero e all'eredità di Jérôme Lejeune nel 30° anniversario della sua morte. La conferenza ha evidenziato la ricchezza, la profondità, l'attualità del pensiero di Jérôme Lejeune, con l'auspicio che possa illuminare le sfide bioetiche odierne e contribuire a preservare la dignità umana in ogni circostanza.